Bentornati su ogni momento, io sono Marco. Nel video di oggi vi presenteremo il nuovo video che Simona Cottini ha fatto per noi. Simona è fondatrice e amministratrice del gruppo Facebook 22. Se lo seguite o non lo conoscete ancora, vi lascio il link qua in basso. Simona ogni mese fa degli step e nel mese di dicembre lo step che Simona ci propone è creare uno spazio all'interno della nostra casa da dedicare a noi stessi, al benessere della nostra mente, del nostro corpo, del nostro spirito. Vi lascio il video che Simona ve lo spiegherà molto, ma molto meglio. Intanto io vi ringrazio, un ringraziamento a Simona per questo bel video e tanti auguri di buon Natale a tutti e buone vacanze a tutti, pieno di amore, gioia e armonia. Grazie, a presto, ciao, ancora auguri. Buongiorno Marco, buongiorno Veronica e buongiorno a tutte le persone che seguono il vostro gruppo, il vostro canale, bellissimo. Io sono Simona Cottini e sono l'amministratrice del gruppo Facebook 22 e oggi mi piacerebbe parlare dell'ultimo step, lo step di dicembre che stiamo facendo appunto sul mio gruppo e che secondo me è un ottimo suggerimento un pochino per tutti noi, per tutti coloro che sono in questo viaggio, in questa ricerca personale, in questa ricerca intima del nostro sé superiore, un po' del senso della vita, un po' della mission che ognuno di noi sa e sente di avere su questa terra, in questo passaggio terreno. Io come dico sempre, non siamo un corpo con un'anima, ma siamo un'anima con un corpo. Siamo qui per sperimentare questo passaggio terreno, sicuramente per evolvere in qualche maniera. E proprio a dicembre abbiamo fatto questo step, stiamo facendo anzi questo step che si chiama Spazio 22, dove ho suggerito a tutte le persone che avevano intenzione di farlo di creare un piccolo spazio all'interno della propria casa oppure anche di un altro luogo dove comunque si passa del tempo della nostra giornata, dove abbiamo la possibilità di essere in grande intimità con noi stessi, dove possiamo non essere disturbati e creare appunto, dicevo, un piccolo spazio. Creando qualcosa di sacro dove entrare in qualche maniera lasciando fuori tutto quello che è in qualche maniera pesantezza, tutto quello che è il pensiero. E qualcuno l'ha fatto proprio a livello fisico, creando una sorta di perimetro, e qualcuno addirittura, compresa me, dato che è Natale, ha approfittato di queste lucine per creare appunto questo perimetro luminoso dove entrare e entrare anche in connessione con se stessi, magari grazie alla meditazione, scegliendo una meditazione più opportuna. Addirittura mettendo all'interno di questo spazio sacro dei simboli che ci stanno particolarmente a cuore. Io ad esempio ho portato, non so se si vede, il mio 22 fatto con la pietra leccese, perché per me è un simbolo molto importante, ed una candela. E in questo spazio, almeno una volta al giorno, dedicare un po' di tempo, come se fosse una bolla d'aria, una bolla di ossigeno molto particolare, e aspettando anche che, qualcosa accada. Possono essere anche delle intuizioni, perché ricordiamo sempre che siamo esseri umani e fin dall'antichità, proprio fin dai primi albori della nostra vita su questa terra, consideriamo anche le grotte, no? E dove ci rifugiavamo, dove i nostri avi si rifugiavano un po' per ripararsi dai pericoli e dove queste diventavano veramente un luogo quasi sacro dove rincuorarsi anche. E anche adesso che siamo avanti anni luce, avanti a tutto, ma in realtà abbiamo necessità di trovare questi spazi e lasciare fuori tante cose della nostra vita, perché proprio lì, in questi silenzi, riusciamo a connetterci con la parte, del nostro sé superiore, con la nostra parte più sacra, quella parte che ci suggerisce, quella parte che ci guida, quella parte che ci dà anche delle risposte che troviamo esclusivamente, nel non pensiero, nella non mente, nella intuizione più profonda. In tutto questo, suggerisco spesso e sempre anche di creare un vero e proprio rituale che è molto importante, che non è chiaramente magia nera, magari è magia bianca. E prima di entrare nello spazio,
Chiedo sempre di ringraziare per almeno 3 volte, perché il grazie, grazie, grazie ha una potenza molto forte a livello di vibrazione, a livello di legge di risonanza. Intanto richiama l'universo verso di noi proprio con una gratitudine profonda e l'universo ci rimanda di conseguenza in un qualche motivo per essere grati. Quindi entrando, prima di entrare nello spazio, ringraziando, già siamo propositivi per ciò che succederà all'interno dello spazio. Una volta entrati dobbiamo benedire, quindi benediciamo, e benedire è un'altra parola con una profonda potenza. Ricordiamoci di benedire, benediciamo i nostri amici, benediciamo i nostri figli, benediciamo noi stessi, e in questo caso benediciamo lo spazio dove stiamo per andare a fare meditazione o per andare a fare semplice silenzio, quello che vogliamo. Quindi benediciamo, entriamo in questo spazio e cominciamo con il respiro, cominciamo veramente a entrare in questa sorta di bolla. Immaginiamoci dentro una bolla vera e propria di ossigeno, tutta nostra, dove respiriamo la nostra stessa aria e qui lasciamo accadere. Semplicemente questo. Vi suggerisco di farlo per almeno 22 giorni, provare questa esperienza e capire quanto sia importante ricavare degli spazi dove entrare in connessione con noi. Grazie, grazie di tutto, grazie Marco, grazie Veronica e vi auguro buon Natale, buone feste a tutti quanti. Un bacio grande, ciao!